Ciao a tutti, oggi sabato mattina siamo a Pomigliano d'Arco, siamo fuori cancelli della Avio Aereo per portare come Movimento 5 Stelle Pomigliano la nostra completa solidarietà a dei lavoratori di questo stabilimento. Ci spiegheranno loro che cosa è successo e perché ci troviamo qui. Sono un RSO dello stabilimento di Avio di Pomigliano e spiego brevemente quello che è successo. Circa 8 anni fa, nel 2006, ci fu la perdita di una grossa commessa che ha comportato un esubero di personale. Questo esubero di personale è passato per il licenziamento, diciamo, di una serie di interinali e la perdita della stessa commessa. Questi interinali, diciamo, molti dei quali hanno fatto causa. Oggi siamo qui con alcuni di loro che sono stati reintegrati a distanza di anni dal Tribunale di Nola. Alcuni di loro addirittura, grazie agli effetti della legge Fornero, sono stati rilicenziati perché considerati non ricollocabili dall'azienda, ma riassunti dal Tribunale di Nola perché non sono, diciamo, venuti fuori i requisiti del licenziamento oggettivo per giusta causa, diciamo. Questo è in sintesi quello che chiediamo, di avere la risonanza per la questione, diciamo, della solidarietà, perché oggi con gli effetti della riforma Fornero purtroppo tutti siamo suscettibili di vessazioni da parte dei poteri forti che ormai travisano anche quelle che sono le regole legislative e non solo, anche, diciamo, quelle dettate dalla giurisprudenza. Noi non cerchiamo niente, cerchiamo solo il nostro diritto vinto dal tribunale. Con noi oggi anche il senatore del Movimento 5 Stelle Sergio Puglia, commissione lavoro. Due giorni fa ha già fatto un intervento in aula per portare all'attenzione del Parlamento questa situazione di questi lavoratori. È ovvio che qua ci troviamo di fronte all'ennesimo sopruso da parte di aziende. Ecco, non voglio assolutamente fare la solita battaglia tra datore e lavoratore, nella maniera più assoluta, però qui ci sta una battaglia certamente con il più forte contro il più debole. E in questo caso, come ho portato anche all'attenzione in Senato, sarebbe opportuno andare a introdurre nuovamente norme che vanno a scardinare quella che la legge Fornero ha introdotto, cioè la facilitazione di licenziare anche da parte delle aziende che hanno più di 15 dipendenti. Quindi sarebbe opportuno, ma insieme alle altre forze politiche, reintrodurre quello che era l'articolo 18. A tal proposito il Movimento 5 Stelle ha già consegnato un po' di mesi fa, se non mi sbaglio circa quattro mesi fa, ha già consegnato nuovamente un disegno di legge che va a ripristinare quello che era l'articolo 18 dell'epoca. Per cui noi speriamo veramente che ci siano altre forze politiche che possono dare forza a questo disegno di legge, che è un disegno di legge che va a ripristinare un diritto sacrosanto, articolo 1 della Costituzione.